Allora, come procede qui sopra sulla gru? Come sta andando? Ingegnere, qua su sta tremando tutto! Ma lei è sicuro che ha fatto bene i calcoli? Ma come ho sbagliato i calcoli? Ma come si permette? Forza, non si lamenti, piuttosto faccio scendere il carico, lo faccio scendere proprio. Ingegnere, sta cadendo il carico! Si è spezzata la corda! Sta cadendo! Beh, effettivamente. Forse ho sbagliato la posizione della vittima. Tutti benvenuti a questo nuovo video. Come avete capito, il protagonista di questo video è una domanda: perché i portatili moderni sono leggeri e compatti? Per rispondere a questa domanda ci faremo aiutare dal Toshiba. Questo portatile Toshiba è un modello del 2003, quindi ha ben 17 anni, perciò tenetevi forte, si parte! Partiamo subito con il design di questo portatile. Guardate, si presenta con un design squadrato. Da aperto si nota subito lo schermo LCD 15 pollici formato 4 terzi, tastiera, abbiamo il touchpad. Per le specifiche hardware le vedete qui scritte nel video. Ma la cosa interessante del design è lo spessore del portatile. Se consideriamo lo spessore del portatile da chiuso, vediamo subito che lo spessore arriva a quasi 4,5 cm. Se consideriamo soltanto la base del portatile, vedete come è spessa circa 3 cm. Nella parte posteriore del portatile vediamo subito la presenza di una porta parallela, una porta VGA per collegare il portatile ad un monitor esterno, addirittura un'uscita TV out, poi porta Ethernet e modem. Poi abbiamo due porte USB che sono state messe in verticale. Un'osservazione su queste porte è che per loro natura tecnica sono delle porte comunque molto ingombranti. Sul lato sinistro del portatile quello che risalta più all'occhio sono questi vari ingressi jack. Sul lato destro del portatile cosa risalta subito all'occhio è questo slot PCCard di tipo 2. Veniva usato all'epoca per aggiungere funzionalità al portatile attraverso delle schede removibili. Ecco qui un esempio, questa è una scheda che aggiunge funzionalità wireless al portatile. Sul lato frontale invece cosa notiamo? Oltre alla presenza di tasti di utilità, notiamo qui il lettore DVD. Lettore DVD che comunque, ecco, ha il suo spessore. Come vedete la bilancia si 3,4 kg, quindi circa il peso dichiarato da Toshiba, che è 3,5 kg, che volendo fare un paragone è come se andasse in giro con quel portatile con un'anguria nera. Come avete capito, molte di queste periferiche e porte presenti su questo portatile hanno inciso tantissimo sul design e sul peso dei portatili di quel tempo. A giorno d'oggi molte di queste porte e periferiche, vuoi perché la tecnologia si è evoluta, vuoi perché sono cambiati i nostri usi, sono letteralmente scomparse dai portatili moderni. Ecco perciò cosa vi faccio vedere. Mi trovavo al negozio Expert della mia città di Vignola. Cosa ho pensato? Ho pensato di farvi vedere alcuni dei portatili esposti in vendita. Guardate qua, questi portatili sono veramente sottili, sottili anche i loro monitor. Notate anche la mancanza di quelle porte, di quelle periferiche che abbiamo visto su Toshiba. E il peso medio di questi portatili oscilla intorno a 1,5 kg, e c'è anche qualche portatile che va anche sotto. Cosa farò adesso? Smonterò il portatile. Perché? Perché anche le componenti interne hanno un ruolo importante sul design e sul peso del portatile. In questo modo aiuteremo anche l'ingegnere a rifare i calcoli. Ecco qui il giravite.
a questo punto possiamo anche un po' tirare le somme, perché questa è la base del portatile. Come vedete, io ho rimosso tutte le altre varie componenti e vi dico già che la maggior parte del peso converge in questa zona, perché oltre alla scheda madre ci sono le varie porte attaccate proprio alla stessa. Poi di qua abbiamo lo slot PC card tipo 2, ma soprattutto abbiamo un sistema di raffreddamento con ben due ventole. Cosa farò ora? Peserò le varie componenti che ho rimosso e poi farò la somma e la darò all'ingegnere. Prima di consegnare i risultati all'ingegnere volevo commentare i risultati con voi. Come avete visto, il componente più pesante chi è il monitor. È un monitor con uno dei primi schermi LCD, nel frattempo la tecnologia si è evoluta, come vi avevo accennato, e ci ha portato dei monitor più sottili e leggeri. Altra cosa che volevo commentare è la batteria. La batteria del Toshiba ha una capienza di 6450 mAh, è una batteria piuttosto capiente, ma paradossalmente l'autonomia dichiarata per quel portatile, non perché è vecchio ma da specifiche, è di 2 ore, mentre i portatili moderni in alcuni casi hanno la metà della capienza di questa batteria e addirittura hanno più autonomia. Questo perché la tecnologia col tempo ha fatto sì che le componenti che si trovano all'interno dei portatili consumassero meno energia, e avendo meno consumi energetici minore la capacità di batteria richiesta, quindi abbiamo design più sottili e minor peso complessivo del portatile. Io ora consegno i risultati all'ingegnere. Beh, condivisibile dai, forza, mettiamoci di nuovo al lavoro, andiamo!